Carissimi fratelli e sorelle, amici di Gesù, buongiorno e buona domenica. Questo è il tempo della gioia, il tempo della festa. Che bello sapere che Gesù risorto e della cui compagnia hanno goduto i discepoli è ancora in mezzo a noi. E anche noi siamo invitati, anche in questa domenica, a poter riconoscere, a saper riconoscere Gesù. E Lui, come ci dice San Luca nel Vangelo di oggi, che dà a noi la possibilità di poterlo riconoscere aprendo la nostra mente con la luce dello Spirito, con la gioia che viene dal Suo stare in mezzo a noi e nella nostra vita, a farci comprendere le Scritture, la Sua parola e a rivelarci la Sua presenza con noi e in mezzo a noi. Stare con Gesù, e noi sappiamo dove possiamo stare con Gesù, nella preghiera, significa dare a Gesù la possibilità di aprire, e cioè illuminare la nostra mente per comprendere il mistero del Suo amore, il mistero della salvezza, il mistero della Sua, della nostra Pasqua. Sì, Gesù, fratelli e sorelle, è rimasto in mezzo a noi. E mentre nella Pasqua Lui ci ha donato il Suo corpo, ci ha dato il Suo sangue per nutrire come linfa vitale, come linfa che viene da Dio la nostra vita, così Lui in questa pagina del Vangelo di oggi dice una parola molto bella: avete qualche cosa da mangiare? Lui ha detto: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Oggi, fratelli e sorelle, Gesù chiede a ciascuno di noi qualcosa da mangiare. E cosa possiamo dare a Gesù? Di che cosa ha bisogno il suo cuore? Che cosa ci chiede Lui che sta, che cammina in mezzo a noi? Lui che vuole essere riconosciuto nei nostri fratelli. Lui ci chiede l'amore. Sì, dalla Pasqua e nel tempo di Pasqua, fratelli e sorelle, il frutto della gioia, il frutto del perdono dei peccati, il frutto dell'averci liberato dalla tristezza e dalla paura deve essere soltanto il frutto buono dell'amore, un amore nuovo, un amore che Gesù con la sua risurrezione ha generato in noi e che noi dobbiamo regalare a Lui e che dobbiamo regalare e donare in un servizio più autentico, più concreto ai nostri fratelli. Le ultime parole del Vangelo di oggi. Di questo voi siete testimoni. Sì, fratelli e sorelle, questo dobbiamo raccontare, che Gesù ci ha liberati dal peccato, ha tolto il peso dalle nostre spalle, ha liberato e riaperto le porte del nostro cuore per un amore da accogliere, per un amore da dare e da regalare. Di questo siamo testimoni, della nostra conversione, che cioè Lui ha cambiato la nostra vita, che noi credendo in Lui, che dando la nostra fiducia a Lui, che dando il nostro amore a Lui, abbiamo ricevuto una vita nuova. Siamo, siate, fratelli e sorelle, testimoni di questa gioia, di questa amicizia, di questa presenza, di questo amore. Siate testimoni del desiderio che avete, che abbiamo nel cuore di adorare, di pregare, di poter raggiungere sempre, ovunque noi lo cerchiamo e lo troviamo, il Signore Gesù, perché Lui può dare una svolta, Lui può dare e operare un cambiamento autentico nella nostra vita. La Pasqua di Gesù deve diventare la mia Pasqua, la Pasqua di Gesù deve diventare la tua Pasqua, che sia un cambiamento, che sia una novità, che sia il rinascere, il riportare in luce la speranza, che sia un ridare a Gesù un posto nel cuore, il primo posto, e per Lui e nel suo cuore saremo al primo posto. E stare al primo posto nel cuore di Gesù significa ricevere tutto e per sempre il suo amore che ci dà vita. A tutti auguriamo, noi discepoli di Maria di Nazaret, anche oggi una buona giornata e una buona domenica. Il Signore vi benedica, il Signore risorto vi dia pace, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ciao.